Oggi è venerdì 3. Questo è mio amore, oggi abbiamo il giacchettino di pelle perché non c'è molto sole. Il cielo è abbastanza sereno, però se non pesto le cacche per terra è meglio. Non c'è molto sole. Ah, là c'è il liceo, vedi? Praticamente in questo punto della strada, in questa fascia qua di Viale Vittorio Emanuele si chiama. Viale Vittorio Emanuele, nella parte, in questa zona, sono tipo tutte librerie scolastiche, universitarie. Infatti qua vicino c'è via delle scuole, dietro c'è il liceo. Sì, il carrettino. Spuntate il sole. Questa mobilità contribuisce al ristoro della cattedrale. Ci sta la BMW. Bella processione. Vedi, c'è anche il treso. Piazza della Vittoria, Swarovski, partner boutique via Roma, che vuol dire? Partner della piazza? No, no, praticamente tutte le cose ci mettono le pubblicità. Ancora non l'hai capito? Esci nel sole e si muore di caldo. Che fai? Sorrido, ci succede in camera. Vedi la fotocamera e sorride, bellino. Sono qua, non mi... Dobbiamo giocare. Dobbiamo andare a ballarò. A ballammo che sta cangi. Di qua a sinistra penso. Un paio di Converse basse. Le rivoglio rosa come quelle che mi si sono rotte. Che così. Questo è Palazzo Reale, La fotocamerina nuova, così quando devo fare vlog apro il sportellino e vedo dove inquadro. Poi questa è un po' rallentata. Porina. Fa quello che può. Ha fatto uno dei suoi anni. Ma si sa, con la tecnologia è così, no? Sì. Ti dispiace a te? Anche con le mogli. Con le mogli? Che cattiveria! Dopo qualche anno si cambiano. Sì, però vai peggiorando, non vai migliorando dopo qualche anno. Tieni, non ti vergognare. Grazie. Se non c'hai soldi facciamo assassino governo. Vuoi quella grande o questa piccola? Quella grande. Ti basta una? Sì, sì. Sì. Se non c'hai soldi facciamo una, basta. Sì. 200 grammi, la panna te l'offro io. 3 euro, poi? Se non c'hai soldi te ne vai. Tieni. C'è problema, aspetti un sacchetto. Grazie. 75! Comigliano! Ecco! Possiamo mangiare così? Il signore ci ha fatto provare la fragola, la panna e Nutella, organizzatissimo. Bello, noi ci mangiamo un po' di frutta, non ci siamo proprio mangiati questi giorni. Sono le 1. Siamo tornati un attimino in camera, sono stata a fare acquisti da talli, non c'ho più il cestino, acquisti. Eccolo là, ho preso un paio di jeans. Bellino. E io mi vedevo scena. Mio marito ha detto che andavo bene. E quindi va bene così. Noi stiamo mangiando le fragole che abbiamo comprato al mercato, che sono buonissime. Siamo attrezzati con... Questa non sta bene. Siamo attrezzati con... bottiglia. Con la bottiglia, lo sciacquato qua dentro. Troppo buone, il sapore è buonissimo. Mi spiace in questa cavolo di stanza. C'è poca luce. Buone, saporite. Poi da noi per esempio si trovavano già, però destinazione origine Spagna.
mentre qua erano origine Marsala. Chi? Marsala. Marsala. Buone proprio. Sì. E se mordo una fragola, mordo anche te. Ok, è iniziata l'ansia. Ansia da prestazione? No, ansia da incontro. Sono le 2, alle 3 ci viene a prendere la Sofia, anche se l'incontro alle 4 e mezza perché dice c'è confusione. E ora andiamo a mangiarci una cosettina al volo. Ci siamo cambiati. Io alla fine ho messo i jeans nuovi, che secondo me mi stanno, non lo so, lei lo dice mi stanno uguali agli altri, io mi vedo più prosciuttina. Vai a cartoccio. Amori, saluta. Oggi abbiamo mangiato con Cucciolo, l'abbiamo soprannominato così, me lo voglio portare a casa, è un randagino, è un amore, gli ho dato un po' di prosciutto, faceva tenerezza, ma loro sono messi a suonare. Ah, tu ce l'hai, bro. È arrivata la Sofi che ci porterà all'incontro e io sono emozionata. La c'è legatina per me, esatto. Fatto troppo. No, sì. Vabbè. Ma la posso aprire? Certo. Okay. Aspetta, posso, perché qua ci denunciano per copyright con la musica, tutto non vorrei. Io sono già emozionata, mamma mia. Ci siamo! Presentatevi. Federica, sì, sì. Rosanna, Marica, Elena, Martina. Passo, passo. Dai, Vincenza. Già ci conosciamo. Silvia, Katia. Pasquale. Così almeno mi ricordo. Ah, come strategia. Adesso stiamo aspettando la mia omonima che si fa anche lei, la conoscete? No. Anche lei è una youtuber. Ciao. La Sofi, che prima era Sofi Nail, poi ora ha cambiato canale. Perché ha cambiato canale? Nome? Nome non c'è, sono proprio di quelli atroci. Ma dai, onestamente. C'è il suo stomaco da 6 anni fa. E io allora prendo ma avvio, copito. Ma io che c'entro? Ma la lingua, non lo so, che metto? Mi piace il rosa lui. Ma è Sofia, io ti credo. E te ora, Sofia Deck. Io ho abbreviato il mio nome e l'ho inglesizzato, cioè è più figo, sai, capito? Sofia Deck, cioè non c'entra niente, però. Oh dai, non so. Vincenza, che non si fa chiamare Vincenza, ma ha il nome in elfico, mi ricordo anche questa cosa. Me l'ho tutto in mente. Ah, sei tu. C'è la mia compagna che si chiama Vincenza, si fa chiamare Marta. Dillo bene il canale. No, Beauty of Candor si chiama. Dillo bene. No, no. Beauty of Candor, poi metto tutti i link. Ok. Poi altri possibili youtuber. Loro no? Ah, di videogiochi, no, qualcosa. Di cinema. No, io che cosa? No, niente. Lei probabilmente sta pensando. Nello è 2 anni che ci pensa, però tanto sarebbe tutto lavoro sulle spalle mie, quindi non ci pensa più. Bocciata l'idea, manco io c'ho tempo. Ale! Ma è un gatto? Io ti voglio fare la foto. Canale. Ah, sì, fatto dire 93. Vabbè, ma non lo conoscono. Lo so, però lo fa. È la sua collega. È andata via Vincenzo e abbiamo acquistato Ale. Nel frattempo io ho aperto. Scrivere Stilus 787 praticamente. Aiuto. Quello. Ecco, adesso metti. Loro sono le ragazze che sono venute da Messina, che non so se ve l'ho detto, non lo so, boh, ero troppo emozionata per questa cosa. E questo è il loro canale, non si sono volute presentare. Prima hanno iniziato da 2 settimane. Ciao! E
quindi grazie. Andate a trovare tutti. No. Basta incontro, altro giro di pesce. Lui è Alessandro. Ciao. Un po' buio. Ciao. E lei è la fidanzata e noi ci stiamo mangiando, non si vede niente. Io non mangio niente. Non si vede niente. Vabbè, tanto possiamo aspettare, non, te, non si raffredda. No, no, mangiate. Ma non c'è no. Esiste proprio. Tu che c'hai? Il fritto. Ah già, lui il fritto di antipasto, non il fritto come si comunque, cioè comunque è vero che qua vedi così si blogga, ti metti la mano e parli e stai bloccando. Non vedi che cosa fai, però più o meno vedi, sto inquadrando. Qua ho visto che la frittura si porta a farla come antipasto, perché noi ieri da la Mondello, cioè stava tra gli antipasti e poi scusate, scusate, no, è benissimo. Comunque siamo impazziti per la panettone. Mamma mia, buonissima. Sabato di Pasqua e stiamo vedendo gli orari per tornare all'aeroporto. Nel caso a qualcuno serve, Piazza Politeama, nel caso a qualcuno serva, può vedere il video. E per fortuna fanno servizio normalmente festivi e non festivi, passa ogni mezz'ora. Noi siamo nel mezzo, diciamo, tra la stazione e qua, però qua forse è più comodo, sì. Perché devi fare salite, strada più lineare via Macedo. E penso che facciamo così. Il volo parte alle 8 domattina, 8:05, però mi sa che lo prendiamo. Nello vuole prendere alle 6:15. Vabbè, c'ha ragione, però. Stasera devo cercare di far entrare tutte le cose che mi hanno portato le ragazze ieri all'incontro, che mi hanno riempito di regali. E un po' di spazio c'era, però vediamo, dobbiamo essere bravi sperando che non facciano storie. Sono su 7 della mia scelta, provando a fare un aperitivo se ci riesce. Questo vento non ci arriva un'insalata di quelle in faccia. Siamo entrati dentro il giardino Garibaldi, siamo appena stati da Franco Uvastidaru. Uvastidaru. E io mi sono impuntata, volevo provare la milza per sapere il panino con la milza se mi piaceva o meno, e non mi piace proprio per niente, non proprio, non è senza cosa. Offesa. Nello non voleva neanche, cioè preferisco molto di più pane e panelle, mi è piaciuto un sacco, ma là sapevo di andare sul sicuro. E l'ho voluto provare per sapere se mi piaceva o non mi piaceva, per non mi piace, no, non è un gusto adatto. Che fa per me. Nello manco lo voleva provare, quindi ha fatto da un morso vomitando anche gli occhi, io anche ingoiato, non è anche manco passato dalla bocca. Qua siamo nel giardino di Garibaldi, ma che bello quegli alberi là. Sto inquadrando i signori, aspetta. Ecco. Questo è tipo l'albero che stava segnando in Piazza Laura. Buongiorno, noi siamo all'aeroporto di Palermo e stiamo per partire. C'è il mare e là albeggio. Siamo sulla via del rientro, siamo appena atterrati, no? Siamo in autostrada, siamo a Lucca e fa un freddo allucinante. Sconvolti. Vabbè, immaginavo che a Palermo faceva più caldo e tutto, però insomma fa proprio freddo. Cioè, non si può. E adesso devo, mi sono appena ricordata che c'è il mio regalino a casa di Nello che mi aspetta. Andiamo a cercare un dolcino per me per stasera vorrei la pizza che mi toccherà farmi da sola. Purtroppo vediamo se qua hanno qualcosa di buono. Comunque sempre la mattina di auguri! I maghi del
entra e scappa. Dopo la boatta ieri stiamo anche correndo, aiuto, c'è il nevischio. Noi entriamo, non ci piace, le robe cure ce ne andiamo. Vabbè, d'altronde non è che si fa niente di male, scusa, eh. Che Pasqua divertente quest'anno. In aereo, a Palermo, Pisa, a cercare i dolci per il mio compleanno. Ma i cinesi. No, io no. Non cosa fa? Ecco che si autoblocca il telefono tra auguri, cose, email e cazzi vari. Studio che goghe. Riproviamo, stavolta saremo più fortunati. Altro giro, altra corsa. Almeno c'ero così. Aspettiamo cosa di spino. C'è la corsa dentro. Ce la facciamo via? Sì. Almeno qua ci sono cose più belle. Cos'è? Una sacca? Missione compiuta, 1000 foglie. Alla fine siamo andati sul classico, anche perché era proprio bellina. Poi ho visto dei profiterol, ma mi sa che erano finiti. Secondo me sono su richiesta, ma sono su. Belli erano. Profiterol mi ispirava. Ciao a tutti, adesso do il regalo ad Alessia, la parte finale del suo compleanno. Qui a Prato. Ma questa è una sorpresa. Lei rimane con gli occhi chiusi. Vediamo un pochino cosa succede. Gli occhi sono sempre chiusi. Vediamo la bimba cosa fa. E li apro. Puoi anche aprire gli occhi. Ci avevo indovinato. Posso scattare tutto? Sì. Vabbè, è difficile qua da scattare. Per adesso io voglio sapere la prima opzione. Che? Okay. Ah, si scatta tutto, semplicemente. Felice! Lo sapevo! Ti conosco bene i miei polli! Ed ecco a voi il Re delle Borse, un programma di Nello! Il Re delle Borse. Un po' c'era fatto sgamare, ma pur non volendo, è normale, un pochino. Il problema è che era quella cretina, ha detto, la mando all'email, tu ho fatto, no, la mando alla mia di mail. Poi tu sei andata a vedere, sei andata a fare... Dovevo andare a vedere le cose del viaggio. Ma perché doveva mettere l'email? Poteva aspettare. No, la registrazione è obbligatoria. Un messaggino. E poi ci sono tutti gli altri regali che mi hai fatto, che devo far vedere. Che ci sono tanti. Ci sono le cose di Mac... Due cose di Mac, 5 paia di calzini, di calzedonia e jeans. Vabbè, ormai lo sapete già. E con questo si conclude il compleanno mio. Allora. Ah già, la torta. Vabbè, non si conclude.